Finisce 2-1 il primo test amichevoli e anche ultimo per il Teramo prima della Coppa Italia, 2-1 qui al Bonolis contro il Castelnuovo grazie ai gol messi a segno nel primo tempo da Chiermateng, nel secondo tempo da Trasciani, con il momentaneo pareggio per il Castelnuovo firmato da Francesco Ripa. Un Teramo che nel primo tempo, soprattutto nei primi 20 minuti, si è fatto vedere di più rispetto ad un Castelnuovo che ha avuto un po' più di tempo per liberarsi magari dai complessi di inferiorità per la categoria superiore del Teramo proprio rispetto alla formazione di Guido Di Fabio. Ha iniziato le danze la marcatura di Chiermateng con una difesa del Castelnuovo che si è fatto trovare impreparata proprio sull'azione che poi ha portato al gol dell'attaccante biancorosso. Ma il Teramo è stato anche a Zosmanovic all'undicesimo, che con un cross ha servito sul versante opposto Rillo, il cui tentativo però è finito alto sulla traversa. Ancora Teramo al quattordicesimo con un tentativo di Mungoli, prima intenzione, parato però da Grace, un portierino classe 2004 del Castelnuovo. Al quindicesimo c'è stata invece il primo squillo del Castelnuovo con una respinta su Emili, e fa un po' da anticamera a quello che sarà il gol del Castelnuovo, che arriva un minuto più tardi quando dagli sviluppi di un calcio di punizione Ripa si trova colpevolmente un po' troppo solo sul secondo palo ed è libero di testa di insaccare per il gol del pareggio del Castelnuovo. Il Teramo prova la reazione con una conclusione, con un calcio di punizione di Arrigoni, che trova però l'estremo difensore del Castelnuovo pronto alla respinta. L'ultima azione del primo tempo è costruita tutto in velocità con Kappa che va al servizio per Mungo, una bella parata proprio da parte del portiere 2004 del Castelnuovo, impedisce, nega il gol al centrocampista biancorosso. È una gara accesa, ci sono diversi falli, non si tira la gamba indietro e c'è anche una rissa al 32esimo che viene però nel giro di pochi minuti sedata, ma è una cattiveria agonistica che si porterà per tutta la gara e che non è insomma propria di un amichevole. Nel secondo tempo il tecnico del Teramo Federico Guidi preferisce sostituire il solo Mungo e far entrare Cucurullo, uno degli ultimi arrivati in casa biancorossa, mentre il Castelnuovo con Di Fabio inserisce Alfieri, Rozzi, Foglia e Sec come primi cambi appunto del secondo tempo. È una ripresa in cui ci sarà soprattutto il Teramo a farla da padrona per quanto riguarda i tentativi verso la porta, con Arrigoni che all'ottava prova a servire a Zosmanovic, il cui tentativo però finisce alto sulla traversa. Al 22esimo ancora a Zosmanovic, protagonista di un ottimo secondo tempo in una bella discesa appunto dell'esterno di Guidi, la palla che poi viene servita dallo stesso terzino a Birligea, che con una girata però non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Al 28esimo quello che sarà il gol vittoria per il Teramo con un calcio d'angolo battuto da Kappa e Trasciani che di testa firma appunto quello che sarà il definitivo 2-1. Per il Teramo sabato prossimo, sabato 21 agosto, sarà già tempo di primo impegno ufficiale della stagione qui allo stadio Bonolis contro il Monterosi e poi si virerà direttamente sul campionato.